Grazie, buongiorno. Sono Lutz Gunnar, responsabile per i mercati in crescita. Allora, fissiamo un po' le basi. Il mondo sta cambiando, i consumatori stanno cambiando, il consumo cambia, le organizzazioni cambiano, la catena del valore cambia. Per quanto riguarda la cooperativa per la quale lavoro come punto di partenza, dove si è sempre pensato chiaramente alla produzione del latte, ebbene, anni fa abbiamo iniziato a chiederci se fossimo pronti come azienda per riuscire a fare la differenza, per riuscire a vincere sul mercato. Ci siamo resi conto che non eravamo pronti. Abbiamo quindi iniziato a pensare ad una transizione e alla fine abbiamo sviluppato il programma Win-Win, come vincere quindi sui mercati. Prima di andare nei dettagli, voglio introdurre l'azienda. Personalmente, io ho lavorato per 25 anni nel settore retail per la Ahold Delhaize, dove vi erano diverse unità produttive, quindi ho avuto diversi incarichi per quanto riguarda la parte marketing e commerciale. È chiaro che anche lì si parlava di sostenibilità, dell'uso delle certificazioni, e quindi noi stessi abbiamo iniziato proprio a sviluppare un marchio proprio per quanto riguarda il caffè del Guatemala. Abbiamo uno degli enti, quindi a questo punto più grandi per la certificazione, per il caffè, per il cacao, per il riso, per il tè, per tutta una serie quindi di commodities. Ho poi proseguito la mia quindi esperienza lavorativa con altre aziende, sempre nel campo, quindi Albert Heijn, che è un leader per quanto riguarda le catene quindi di supermercati in Olanda. E ho lavorato anche per l'MS, di cui Esselunga, uno degli azionisti, quindi conosco in parte anche l'Italia, grazie proprio all'esperienza acquisita con AMS, che vedete qua sotto i diversi azionisti. Attualmente, invece, come dicevo, sono responsabile per i mercati in crescita, quindi Europa, Scandinavia, Polonia, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia. E anche per clienti internazionali, quindi mondiali, McDonald's, Starbucks, Burger King. Quindi questi clienti di questa tipologia. Questo per quanto riguarda la mia esperienza specifica. Il logo di Frisland Campina è Nourishing by Nature, quindi nutrire attraverso la natura. Noi vogliamo a nostra volta diffondere la bontà del prodotto dairy. Noi siamo tutti figli di questa madre terra e quindi un obbligo da parte nostra fare un qualcosa con questo pianeta, con questa terra. Quindi dobbiamo pensare non solo nel breve termine, ma anche nel lungo termine. E questo però è chiaro che noi abbiamo dei vantaggi perché noi facciamo parte, siamo una cooperativa, un'azienda quindi costituita, quindi gli allevatori che a loro volta dipendono dalla terra. E abbiamo chiaramente anche delle ambizioni finanziarie. Vorremmo crescere del 5% all'anno, vorremmo raggiungere circa 10 miliardi di chili di latte all'anno come produzione. L'obiettivo è di raggiungere quindi un fatturato di 15 miliardi di euro nel 2020. E vorremmo essere comunque ancora vivi e diciamo prosperi anche fra 20 anni. E quindi il nutrire attraverso la natura è per noi un concetto fondamentale, si basa su questi tre concetti: nutrizione migliore, migliore qualità di vita per gli allevatori. E qui parliamo chiaramente anche della possibilità di sviluppare prodotti migliori, di un marketing responsabile, di avere delle etichette chiare e responsabili. Essere consapevoli di quelli che sono l'importanza quindi delle componenti nutrizionali. Noi abbiamo una responsabilità chiaramente nei confronti del consumatore. A volte sono stupito di cosa consumano i consumatori, a volte non leggono le etichette o le informazioni non sono presenti su molti prodotti. Io sono stupito. E comunque vogliamo garantire, come dicevo, una buona vita per gli allevatori, per gli animali, certo, ma anche per dare valore proprio al lavoro dei nostri allevatori. E poi vogliamo chiaramente prenderci cura dell'ambiente. A noi ci piace,
diciamo, una produzione che sia neutra dal punto di vista delle emissioni. Quindi tutti i concetti, diciamo, che stanno alla base della nostra mission, della nostra missione, e tutte cose che facciamo. Quindi non solo ne parliamo, ma consentiamo quindi ai nostri marchi di includere quindi questi valori. Abbiamo tanti molti marchi, c'è Nunu in Grecia, sicuramente non lo conoscete qua. Comunque pensate sempre all'Olanda quando si parla della Friesland Campina, abbiamo tantissimi marchi a livello mondiale, marchi anche assai noti a livello locale. E noi crediamo proprio nelle attività commerciali sviluppate proprio a livello locale. Per quanto riguarda Friesland Campina, abbiamo qui vedete circa 23.000 dipendenti, un fatturato di 12,1 miliardi di euro, esportiamo in più di 100 paesi, abbiamo circa 18.000 allevatori come proprietari. Ieri sera mi sono incontrato con alcuni allevatori che ci hanno raccontato che fanno parte a loro volta di alcune cooperative, magari piccole, ma va bene, l'importante è partire, non importa le dimensioni, l'importante è lo spirito che c'è dietro a questo tipo di iniziative. E lavoriamo e siamo presenti su tutti i continenti, come vedete in basso a destra. Come retailers abbiamo anche avuto in passato degli scandali, conosciamo quelle che sono state le difficoltà, diciamo, delle patologie che hanno colpito il settore bovino piuttosto che il settore suino. E a volte ci sono state enormi difficoltà in quanto si passava da scandalo a scandalo. Questo negli anni passati abbiamo sempre parlato con i nostri fornitori e a volte non si sapeva da dove venissero, diciamo, il prodotto di base. Oggi finalmente lavoro per un'azienda in cui sappiamo che le vacche vengono da noi, i pascoli sono nostri, il latte è nostro e ogni anello nella catena del valore è nostro. In altre parole, riusciamo a controllare tutta la catena della filiera. Questo è un enorme vantaggio dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista dell'innovazione, perché sta a noi, tutto è nelle nostre mani. E quindi questa è una storia, secondo me, molto importante, che è importante spiegare ai nostri consumatori. Detto tutto ciò, ci siamo chiesti, ma siamo pronti per il prossimo passo? Siamo pronti per fare la differenza a livello locale? Siamo pronti per passare dal cow first al customer first, quindi dal primo i nostri animali a mettere al primo posto invece i nostri consumatori? Ebbene, abbiamo tre blocchi costituenti, quindi importante quindi sviluppare un'azione basata su questi tre diciamo concetti, che è purpose driven, quindi ci basiamo sugli obiettivi, abbiamo un'ossessione per la parte commerciale e abbiamo un mindset che è tipico del proprietario, di chi è proprietario della catena di approvvigionamento. Quindi questo significa produrre prodotti, diciamo, sani, prodotti che abbiano un buon gusto, prodotti che soddisfino quelle che sono le esigenze del consumatore. E non è facile chiaramente però decidere cosa fare nei singoli paesi a livello centrale, quindi dall'Olanda. No, era stato importante per raggiungere questo successo avere dei team locali, per andare a conoscere i mercati locali. E quindi abbiamo diciamo responsabilizzato quelli che sono i nostri centri distribuiti sul territorio. Il concetto, per esempio, finale, quello dell'owner's mindset, il mindset del proprietario, significa semplicemente che tutti devono essere responsabilizzati, ognuno deve pensare che l'azienda sia nostra, che i soldi investiti siano nostri. E quindi a volte mi chiedono, diciamo, cosa fare, dico no, ma lo sapete già voi, chiudete gli occhi, gli dico, per 30 secondi, decidi. Poi riapri gli occhi e ti chiedi, ma hai fatto la scelta giusta o no? Se non ti senti a tuo agio, probabilmente la decisione non è stata la migliore. È chiaro che nelle aziende piccole questo è normale, ma nelle aziende molto grandi in genere non si lavora così, si lavora, diciamo, con un approccio più top down, dall'alto verso il basso. Noi invece abbiamo puntato proprio su un approccio dal basso verso l'alto. Per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto, voglio mostrarvi un breve video. Quindi
Quando parliamo di vincere sul mercato, stiamo parlando di vincere per Friesland Campina. Significa vincere per i nostri allevatori, vincere per i nostri consumatori e vincere chiaramente per tutti i nostri consumatori, tra cui voi. Per raggiungere le nostre ambizioni dobbiamo creare quindi una cultura basata sulla vittoria. Lo facciamo seguendo i tre blocchi costituenti, ognuno dei quali ha delle sue sfide da affrontare, ma mettendo tutto insieme riusciremo a raggiungere questo obiettivo di vincere sul mercato. Noi siamo motivati dagli obiettivi, noi abbiamo intrapreso un viaggio nel quale i nostri obiettivi sono la base delle nostre decisioni, sia che si forniscano prodotti nutrizionali sani o creare una buona vita per gli allevatori a livello mondiale o che si agisca pensando al futuro, il nostro focus è quello di cercare di avere l'impatto giusto. Poi abbiamo l'ossessione per la parte commerciale, noi cerchiamo di puntare sui bisogni dei nostri consumatori nel modo migliore possibile, in modo da darli i servizi che richiedono, e quindi per farlo dobbiamo chiaramente adattarci al mercato ed essere vicini ai mercati in modo da poter rispondere velocemente ai cambiamenti di mercato e andare avanti velocemente in modo deciso. Poi abbiamo mindset da proprietari, in altre parole spendiamo i soldi come se fossero nostri, vogliamo bilanciare gli obiettivi del lungo con quelli del breve termine per trovare soluzioni pratiche con quella fiducia che ci consente di dire no oppure di dire non ora se qualcosa non funziona ora, e ci dobbiamo concentrare su ciò che veramente può fare la differenza per vincere sul mercato. Win-win nel nostro nuovo modo di lavoro in Friesland Campina, un mindset che consente a tutti di dare il proprio contributo a questo obiettivo condiviso che è quello di vincere sul mercato. Quindi dobbiamo accettare questi blocchi costituenti, integrare la nostra attività quotidiana in modo da vincere sul mercato insieme. Sembra tutto basato sul buon senso, ma è appena stata una rivoluzione, quindi questa evoluzione chiaramente ha significato un notevole cambiamento di approccio da parte dell'azienda. È chiaro che le cooperative tra l'altro agiscono in genere anche in modo diverso rispetto alle aziende e quindi comporta delle criticità diverse. Essendo qua in Italia abbiamo deciso di porre più enfasi quindi su quei paesi in cui vogliamo crescere di più, tra cui appunto l'Italia. Perché l'Italia? Beh, è semplice, l'Italia è la terza economia mondiale, è la quinta consumatore di formaggio a livello mondiale, i marchi sono importanti come sappiamo in Italia e il consumatore chiaramente tra l'altro ama i prodotti dairy. E ci sono notevoli opportunità quindi soprattutto su prodotti biologici, su prodotti nuovi. È facile? No, non sarà facile, no, perché l'Italia è un paese complesso come sappiamo. Ma questo non ci impedisce di provare, quindi a penetrare sul mercato italiano, in quanto crediamo che il nostro modo di operare può essere diverso rispetto a quello di altre aziende. Noi abbiamo la trasparenza della nostra filiera, possiamo offrire prodotti che generano fiducia, una qualità di cui si può avere la certezza. E quindi abbiamo investito in Italia. Settimana prossima apriremo un nuovo ufficio a Milano. Avremo del nuovo personale, stiamo assumendo personale in Italia, il mese prossimo lanceremo un nuovo marchio qua in Italia con dei prodotti nuovi e non verrà fatto in modo classico ma verrà fatto in un modo dirompente. Saremo focalizzati, quindi la cosa positiva della Friesland Campina è che noi non produciamo solo formaggio latte, facciamo tutto, abbiamo ingredienti, dairy, abbiamo lo yogurt, abbiamo formule prodotti per i neonati, quindi siamo presenti in tantissimi settori, abbiamo anche tanti marchi, abbiamo dei marchi anche privati, i private labels, quindi possiamo offrire dei prodotti personalizzati e possiamo anche offrire una condivisione delle best practice. Noi siamo presenti in tantissimi paesi e quindi quello che faremo anche qui in Italia è di portare le pratiche positive che abbiamo sviluppato in altri paesi, riportandole quindi qua in Italia.
Quindi negli anni è chiaro che ci siamo resi conto che non potevamo fare tutto ciò da solo, va fatto quindi collaborando con voi, mettendo certo il consumatore al primo posto, ma non solo facendolo a livello verbale. Io penso veramente che uno più uno possa fare tre. Il mondo sta diventando sempre più trasparente e quindi è importante quindi aprirci da entrambe le estremità. Io credo nella collaborazione e con la collaborazione potremo crescere di più rispetto alla crescita potenziale che potremo avere da soli. Quindi arrivo all'ultima diapositiva, devo dire let's go, quindi partiamo e cresciamo insieme. Let's go together.